Allora, ci siamo tutti, possiamo cominciare? Buonasera, facciamo l'appello. Sì, buonasera. Livio Moretti, Gabaglio, Cerchiari, Bernasconi Mariella, Amico, Molteni, Spina, Mancuso, Vercellini, Bianchi, De Martino, Bertani, Bianchi Lanfranco, Cammarata, Castelli e Bernasconi Marco, mi dicono che è assente. 16 presenti, un assente, la salute è valida. Sindaco, possiamo iniziare. Possiamo cominciare. Allora, prima di passare all'ordine del giorno, abbiamo un punto extra ordine del giorno, con una valenza in parte positiva, in parte no. Perché proprio oggi la signora Carnelli, tutti sapete, ha concluso il suo percorso, la sua prima parte della vita, perché ha i suoi primi 40 anni, dopo ci sono gli altri 40, 50, 60 da vivere ancora in altra attività o in altre attività. Stamattina l'abbiamo festeggiata con tutti i dipendenti, però è giusto fare un festeggiamento anche ufficiale, istituzionale, in sede del Consiglio, perché la signora Carnelli sapete che ha retto negli ultimi anni con un posto di responsabilità l'ufficio tributi e, come ho detto stamattina, aveva in mano un settore molto delicato dell'amministrazione pubblica, un ufficio che ha continui rapporti con i cittadini, e sono rapporti che potrebbero non essere sempre semplici e nemmeno festosi, visto diciamo le cose di cui si occupa e si è occupata, però con la sua professionalità, con la correttezza con cui ha sempre assolto al suo compito, con la grande cortesia e la disponibilità che ha sempre dimostrato nei confronti di tutti, fissando anche appuntamenti, ascoltando le esigenze, cercando di andare incontro, trovando le soluzioni per la risoluzione dei problemi, non ha mai dovuto, diciamo, superare particolari contrasti e conflitti, e questo le va tutto a suo onore, va tutto a suo onore. È stata bravina anche nel fare le previsioni insieme con l'assessore circa i gettiti presunti, che poi in realtà sempre si sono avvicinati ai risultati concreti. E voglio anche sottolineare che l'anno scorso, insieme con l'ufficio, sono stati tutti molto professionali in occasione della prima applicazione della TASI, perché era una cosa molto complicata anche nel calcolo, era una novità che ha naturalmente preoccupato e anche agitato molti. Si era creato qui anche un andirivieni, diciamo, compatto di persone che chiedevano delucidazioni perché non sapevano come fare, eccetera. E ha organizzato sia la turnazione delle persone, gli appuntamenti, sia proprio anche la compilazione individuale per ogni situazione, che ha di molto alleggerito il peso che magari tutti quanti abbiamo un pochino sentito per questa nuova tassa, e siamo arrivati ad applicarla, tra l'altro, correttamente prima di molti altri comuni. Questo è tutto merito di questo ufficio.
Contiamo di rivederla ancora, però nel frattempo, se la Giulia vuole venire qui, le diamo un pensiero. Allora, come abbiamo fatto in altra occasione, noi diamo una piccola targa d'argento dove c'è scritto a Giuliana, l'amministrazione comunale riconoscente per il lungo impegno di lavoro a favore della città, febbraio 2015. Viene qua. Ti facciamo accusare il campanello. Giuliana, non piangere più però. Già pianto già pianto stamattina. Se vuole rivedere la decisione possiamo rivedere. Esatto. Io ringrazio tutti. Prima di tutto, vabbè, come ho detto già anche questa mattina, ringrazio il sindaco, perché è proprio grazie al sindaco Livio Rita che io sono diventata la responsabile dell'ufficio. Mi ha dato molta fiducia, ha creduto in me, poi tutti gli amministratori hanno creduto nelle mie possibilità, mi avete fatto lavorare in modo sereno, tranquillo, essendo sempre appoggiata, sentendo sempre l'appoggio di tutti, e mi auguro di essere riuscita almeno a ripagarvi in parte di tutta la fiducia, di tutta la cordialità, la simpatia che mi avete dimostrato in tutti questi anni. Io devo solo ringraziarvi e lo dico sinceramente, non sto a casa volentieri. Comunque torno, non è una minaccia, perché io lo dico qui, lo chiedo appunto all'amministrazione, quando ci sarà il calcolo IMU mi metto defilata in una parte, in un angolino, e aiuto le mie colleghe, perché veramente quello che ho fatto è anche grazie a loro, perché se non avevo il loro aiuto non sarei riuscita ad avere questi traguardi, e le aiuterò a fare i calcoli. Oppure mi vedranno seduta sulla panchina fuori con la gambetta e che dico, ma come sono lente, ma come sono lente, ma come sono lente. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Adesso sta qui un po', a vedere, a seguire il consiglio comunale, perché adesso libera cittadina soffre un po' insieme a noi. Allora, passiamo al primo punto, che è l'approvazione del verbale, anzi mi pare dei verbali, perché ne ho letti due, mi ricordo. Allora, le sedute del 24 novembre, del 15 dicembre, ci sono delle osservazioni da fare? No. Allora, le votiamo uno dietro l'altro? O... Ecco, infatti stavo dicendo. Uno dietro l'altro, però infatti stavo dicendo, ricordatevi chi è stato assente. Allora, votiamo quello del 24 novembre, chi è favorevole? Tutti? Io ero assente. Okay. Quindi astenuti. Allora, astenuti Bernasconi, Moretti. E Moretti. No, non c'eri, Ste. Non c'eri. Mancavamo io. Mariella sta tutta. C'è la vice segretaria. Bestiale. Moretti, Bernasconi, Bernasconi e Mariella. Ah, scusate, allora il primo l'abbiamo votato, giusto? No, la seconda. 15. Quella del 15. Chiuso il primo, allora passiamo a votare il secondo. Patrizia. Chi è favorevole? Io posso votare. Chi si assiede, Mariella? Non ho capito. Allora, era una scuola. Bianchi, Patrizia, Cammarata, dottor Bianchi e Fabio. Quindi Bianchi, Cammarata, De Martino.
De Martino, vabbè. Sì. Meno male che abbiamo l'ufficiale verbalizzatore. E anche Bianchi, il dottor Bianchi era assente. Anche il dottor Bianchi era assente. No, ma è per non aprire il foglio del verbale. Va bene, allora, secondo punto l'ordine del giorno, che la, mi pare la revisione dello schema di convenzione, no? Che è quella signora del... Nuova convenzione tra il comune di Olgiate e i comuni di Berigazzo e Castelnuovo per l'utilizzo del centro di raccolta differenziata. Do la parola all'assessore Spina. Buonasera Spina. La convenzione tra il comune di Olgiate Comasco, Berigazzo, Configliaro e Castelnuovo è andata in scadenza a gennaio, per cui abbiamo rivisitato un po' quelli che erano i punti essenziali, integrando qui e là alcuni dei, dei punti, dicevo. Abbiamo portato una piccola variazione, credo che sia quella più importante, è la ripartizione dei, dei costi, che viene effettuata ovviamente tenendo conto del numero degli abitanti di tutti i paesi, un po' come si fa il calcolo con la bolletta dell'acqua in un condominio. Ecco, che ci sembrava la cosa più interessante, ma non solo, era quella anche di condividere appunto il, la qualità del servizio, intesa anche come conferimento dei rifiuti. Quindi siamo andati ad allegare una tabella, siamo andati a, a scrivere che è necessario attenersi a quello che abbiamo approvato qualche periodo fa, che è il regolamento di igiene urbana, per cui anche gli altri comuni si atterranno al nostro regolamento e di conseguenza questo ci servirà appunto per migliorare quello che è il servizio e la frammentazione proprio di tutti i materiali che vengono portati al centro di raccolta. Quindi un momento interessante per continuare il cammino del miglioramento dei, sui rifiuti. Grazie. Ci sono interventi? No. Allora la metto ai voti, favorevoli. All'unanimità. Ah, scusate, non avevo acceso. Quindi l'abbiamo votata all'unanimità. Mi sono dimenticata di dire in apertura del Consiglio che abbiamo delle interpellanze in coda all'ordine del giorno. Terzo punto, esame e approvazione del regolamento consulta comunale per i gemellaggi. Do la parola all'assessore Moretti. Moretti, allora praticamente per cercare di regolamentare meglio il discorso dei gemellaggi, per cercare soprattutto di dare nuova verve, nuova linfa, abbiamo pensato di costituire la, il regolamento della consulta comunale per i gemellaggi. Nel Consiglio Comunale del 14/11/2012 c'era, era arrivato un contributo, per il quale ringrazio, di, del consigliere Marco Bernasconi, su una, un'istituzione della consulta comunale. E poi anche con il consigliere Bertani era già stata fatta comunque anche una riunione con tutti quelli che trattano di gemellaggi per cercare di mettere insieme un attimino, di fare un po' di ordine. Comunque è stato fatto questo regolamento, finalità del gemellaggio, le caratteristiche, al fine di promuovere gemellaggi, instaurare relazioni culturali, economiche, scambi di esperienze tra la comunità olgiatese e altri paesi, per contribuire al processo di integrazione. È istituita la consulta ai gemellaggi di Olgiate Comasco come strumento di partecipazione e di iniziativa. Entro 15 giorni da oggi manderemo pubblico avviso per cercare di definire i membri della consulta. E poi la, una cosa importante è questo, che per realizzare gli scopi del gemellaggio la consulta potrà giovare, oltre delle eventuali somme a disposizione in sede di bilancio, anche di contributi da parte di istituzioni, enti privati, sponsorizzazioni o magari anche fare delle manifestazioni ad hoc per riuscire a raccogliere qualche, qualche fondo per non essere più in difficoltà. Quindi un regolamento abbastanza snello, 12 articoli, e speriamo che possa comunque servire a, a ridare un pochettino di verve al, al gemellaggio, ai gemellaggi che abbiamo già in essere. Prego, ci sono interventi.
Buonasera Bertani. Devo dire che quando ho letto l'ordine del giorno del Consiglio, senza ancora leggere il regolamento che oggi siamo qui a discutere, qualche perplessità mi è venuta. Non è per essere sempre critici, ma stasera sto parlando più da chi il gemellaggio li ha fatti che da chi siede in Consiglio Comunale. Perché dopo la riunione che fu istituita l'anno scorso, un anno e mezzo fa, che comunque è una riunione, a mio modo di vedere, costruttiva, ci aspettavamo, e qui mi associo a chi si occupa, a chi segue i gemellaggi inolgiate, quantomeno un altro incontro. Non dico che tutto sbagliato quello che c'è scritto in questo regolamento, che sia sbagliata la consulta e non l'associazione, o meglio l'associazione che la consulta, però mi lascia un po' perplesso questa fretta o questa mancanza di coordinamento con chi se ne occupa. Cioè, mi sarei aspettato banalmente che almeno chi si occupa direttamente dei gemellaggi, dal presidente del gemellaggio di Liancourt, il gemellaggio di Budapest è seguito dal comune, quindi il buon funzionario che se ne occupa è già presente in comune tutti i giorni, ma anche gli amici di San Cataldo fossero quantomeno coinvolti nella stesura o nella verifica di quello che è il regolamento, mentre ciò non è venuto. E questo mi lascia perplesso. Adesso il regolamento l'ho letto, l'abbiamo letto, e ci sono delle parti che potrebbero essere emendabili, però io questa sera vi chiedo una cosa in maniera molto serena e leggera, di soprassedere questa sera per l'approvazione, di convocare quantomeno i rappresentanti di quell'associazione di cui vi ho appena parlato, che sono citate nel regolamento, e di confrontarsi con loro, perché sono loro che gestiscono ogni anno il gemellaggio, sono loro che hanno il polso della situazione. Dal punto di vista giuridico non metto becco, perché immagino che il segretario abbia studiato la miglior soluzione possibile, però mi sfugge anche qui il capire perché si è pensato più a una consulta che non a un'associazione vera e propria. Non che sia fondamentale nella discussione di questa sera, però è un aspetto che magari potreste anche chiarirci anche questa sera. Però l'invito che vi chiedo davvero è quello di sospendere la discussione questa sera e di riportarla anche a breve, ma brevissimo, però dopo aver fatto un passaggio con quei signori, perché secondo me penso sia doveroso. Poi il come è governata la consulta e come devono essere i passaggi più o meno sono quelle cose che sono scritte, non sono tanto diverse. Non vorrei però che ci dimenticassimo qualcosa. Questo è il suggerimento che vi chiedo. Guarda, noi avevamo pensato di fare la consulta per fare un primo passo ufficiale. Si era parlato in quella sera dell'anno scorso, metà anno forse, si era parlato di istituire un qualcosa, erano stati coinvolti comunque tutti. Si era parlato di un'associazione anche perché l'associazione ha una gestione un pochettino più snella rispetto a quello che è il bilancio comunale, le consulte e tutto. Però abbiamo detto, visto che comunque c'è un discorso di 15 giorni dall'approvazione, chiamare comunque tutte quante le persone che potrebbero essere comunque interessate, con la possibilità anche di coinvolgere cittadini e tutto quanto, abbiamo messo dentro nella composizione le scuole, i membri di tutte comunque le associazioni, l'Avis con Tezze, piuttosto che San Cataldo, piuttosto che altri gemellaggi che ci sono in essere. Quindi era proprio per dare il là, dal punto di vista ufficiale, c'è la consulta, cominciamo a lavorare sul discorso consulta. Detto questo, se vogliamo comunque fare un passaggio intermedio con loro prima di riportarlo al prossimo consiglio, non credo che abbiamo particolare urgenza, però vuol dire riportarlo a marzo, cioè nel senso non è un problema. Per quanto riguarda invece il discorso associazione consulta, un'associazione che sia anche per la quale era stata fatta anche quella riunione quella sera, proprio per cercare di stimolarne la costituzione, un'associazione opera liberamente e anche indipendentemente dall'amministrazione comunale. La consulta nella sua composizione vede una rappresentanza anche istituzionale, vede la presenza di presidenti di, diciamo, associazioni che sono ormai super collaudate, vede la presenza delle scuole, quindi, come dire, obbliga tutti quanti ad un ragionamento più completo e anche comunque a tenere un rapporto istituzionale, perché di fatto poi se si fanno gemellaggi è chiaro che
c'è sempre di mezzo anche l'amministrazione, c'è sempre di mezzo l'istituzione comune. Quindi personalmente a me va benissimo l'istituzione della consulta rispetto all'associazione Gemellaggi. Poi, siccome comunque c'è un'ampia possibilità di, voglio dire, anche di movimento, perché ha detto anche Simone prima, no? Ci può essere sia un contributo a livello comunale ove fosse necessario e possibile, ma sia anche la possibilità di scegliere strade di autofinanziamento o comunque di fare delle proposte che vengano viste da rappresentanti di diverse istituzioni e quindi anche di settori o fasce d'età differenti, perché è importantissima anche la presenza delle istituzioni scolastiche in un'associazione. Non è detto che le scuole si sentano come dire, impegnate a partecipare. In una consulta che ha un filo diretto con le amministrazioni, le scuole si sentono evidentemente più coinvolte. Peraltro abbiamo il liceo che è ormai da anni in piena attività di gemellaggi, nella prima settimana di marzo partono ancora delle quarte per una settimana di studio a Pesterzeve tra l'Istituto Tecnico che è gemellato con il nostro liceo. Tra aprile e maggio arriva una scuola superiore di Marsiglia che appunto è gemellata con il liceo. Ci sono studenti che vengono dal nord della Germania e dalla Lituania che continuano con gli scambi. Non è che ci dobbiamo gemellare con il mondo intero, però istituire una consulta vuol dire anche avere che le amministrazioni possano avere anche diciamo consapevolezza e piena coscienza di tutti i movimenti che ci sono anche a livello scolastico, che sono importantissimi, perché non è che si devono fare i gemellaggi per come dire, ritrovarsi a fare un banchetto una volta all'anno, ma bisogna fare i gemellaggi per costruire una possibilità ulteriore di condivisione di vita, di valori, di idee, di aspettative, insomma, a cominciare dai ragazzi giovani. Quindi personalmente credo che abbiamo fatto bene a raccogliere lo stimolo a fare la consulta invece dell'associazione, però se non so, faccio decidere a voi, non c'è nessun problema. Non so quanti margini di modifica ci possono essere in un regolamento di questo tipo, però se vogliamo portarlo la prossima volta. La mia proposta non era tanto per modificare il testo, la forma giuridica dell'ente, quanto quella di condividere la decisione con chi sul campo, qui vengono nominate principalmente tre gemellaggi, quantomeno con chi segue quei tre gemellaggi, guardarsi in faccia, sono due presidenti e un funzionario che già segue il sistema, per cui un passaggio. Chi sono i due presidenti? A chi sono i presidenti? Di San Cataldo non lo conosco, Vittori del gemellaggio di Liancourt, e poi c'è come si chiama il responsabile dell'ufficio di sopra che segue l'Ungheria, Enrico. Sì. No, ma comunque piena disponibilità, va bene. Magari incontriamo, se mi dai anche la tua disponibilità, li incontriamo loro e vediamo un attimino di riportarlo al prossimo consiglio. Dai. Sì, lo rinviamo, non c'è problema, il mese di marzo è qua. Allora, quarto punto, richiesta di permesso di costruire. Scusate, l'ho rinviato, dottor Bianchi. Ha suonato. Non l'abbiamo sentito.
sull'altro tempo si è girata e non ha visto. Volevo dare un contributo al problema gemellaggi. Occorre valutare l'esperienza positiva e negativa che abbiamo avuto in questi anni con i gemellaggi. Praticamente dobbiamo intervenire a pie pari, vedere di creare o una consulta che possa essere responsabilizzata direttamente, o altrimenti vanno a morire. E quando io devo vedere un gemellaggio, che do il primo che abbiamo fatto con i francesi, che per un anno intero non si riunisce una volta, che devono arrivare i francesi e non avvisa neanche chi ha fondato questo gemellaggio. Poi magari ti invitano a cena la sera, un'ora prima, va bene? Che non si interessino affatto del problema va tenuto presente. Io ho fatto presente al Presidente più di una volta. Mi sono permesso anche di suggerire chi seguiva da vicino il Presidente, che era la bibliotecaria, perché neanche seguono i minimi termini di questi gemellaggi. Io avevo fatto, dopo i primi due anni che eravamo gemellati, era stato fatto un diploma a Strasburgo per i gemellaggi, a cui ho partecipato, preso atto della cosa. Dopo tre anni scattava la seconda operazione dei gemellaggi, che era le drapeau d'honneur, la bandiera che ci hanno segnalato e abbiamo preso dopo i tre anni che sono scaduti. Caduti i tre anni io mi sono premurato di dire a chi di dovere di stare attenti che scattavano dopo altri tre anni le plateau, era una placca in oro da mettere sui comuni gemellati che veniva segnalata dopo altri tre anni. L'ho segnalato non so quante volte, non se ne è fatto niente. Allora io dico, se i gemellaggi devono essere dei gemellaggi fantasma sulla carta, facciamone a meno e affrontiamo il problema. Se invece devono funzionare, devono riunirsi almeno un paio di volte all'anno come minimo, informare chi di dovere e vedere di promuovere un certo associazionismo in maniera che praticamente delle famiglie si possono interessare. Io ho visto Olgiate che praticamente ci sono più famiglie fuori Olgiate che non sanno niente del gemellaggio di quanto ne sappiamo noi. Se noi dobbiamo avere dei presidenti e delle associazioni che non funzionano, facciamone a meno neanche di spendere quattro soldi per averli per il futuro. Se invece dobbiamo farli funzionare, forse creare la prima pietra angolare, che potrebbe essere una consulta che guidi il tutto, può essere funzionale. Anche perché la consulta viene invitata praticamente dai francesi che vogliono venire, fanno la domanda, la consulta prende atto e si darà da fare per ricevere anche chi arriva. Questo io dico è funzionale, altrimenti mettiamoci una pietra sopra e non parliamo più. Non è che praticamente fa piacere essere il primo comune d'Italia che aveva la cosiddetta placca in oro, poi un placcone in oro da applicare sul comune. Io non so quante volte l'ho detto. Ora, io dico, presidenti e rappresentanti del genere, non è meglio penderli che trovarli. Anche averli è bene finita. Scusate, adesso si dice parlare chiaro. Però, dottor Bianchi, mi faccia capire. Lei dice che dobbiamo fare la consulta. Ok. Noi abbiamo portato il regolamento per fare la consulta. Lo rimandiamo o lo discutiamo? Può anche essere magari con un gruppo ristretto tra capigruppi, ok? Parlarne e decidere se farla immediatamente. Non so. Non ci siamo capiti, perché qui è stato chiesto di rimandarla per sottoporla, cioè, ai presidenti delle associazioni, se non ho capito male. Ok, è stato chiesto di rimandarla, sì, per far vedere il regolamento della consulta ai presidenti delle associazioni.
Questo è il regolamento per la Consulta, no, quello che abbiamo stasera all'ordine del giorno. Io invece direi che converrebbe creare una Consulta che affronti poi tutto il problema. Sì, sì. Sì, eventualmente, se un incontro si può fare con i capigruppo, si può anche fare, tanto quello non è porta direi contributo costruttivo, se contributo costruttivo deve essere, perché per perdere del tempo non perdiamone, e invece la Consulta si può riunire e partire, anche perché ci sono, direi, a livello delle strutture, lo so, in maggio dovrebbero arrivare o andare noi in Francia, okay, praticamente. Andare. Tocca a noi andare quest'anno. Toccherebbe a noi andare. Tocca a noi andare. Quindi direi che il mese di maggio non è molto lontano, in maniera che possa funzionare. No, dottor Bianchi, la riportiamo subito perché accogliamo la sua istanza, non perdiamo tempo. Quindi nel mese di marzo, a costo di riunire il Consiglio Comunale solo per fare questa cosa qui, la portiamo. Ok? Sì. Poi sono d'accordo con lei, con quello che ha detto, comunque i gemellaggi funzionano. Al di là della presenza dei presidenti, per Pester Zebet non c'è nessun presidente. E non, per Pester Zebet non c'è nessun presidente e non c'è nessuna associazione. Ed è il gemellaggio che funziona di più, perché è tutto un avanti e indietro, soprattutto di ragazzi. Ed è il gemellaggio che ci consente ormai da tanti anni anche di fare lo stage estivo dei musicisti. Questo giusto io ho visto quello francese, fino a quando aveva dei presidenti che si interessavano, funzionava anche in parte. Adesso ormai da anni non funziona più. Funziona per chiedere chi riceve in famiglia i figli. Gabaglio. Non è molto generoso quello che lei dice stasera, dottore. Non è molto generoso di quello che ha detto del Presidente del Comitato di Gemellaggio Liancourt, perché non è affatto vero che non è presente, che non fa le cose che deve. Il problema reale è che rispetto ad anni addietro, io ho fatto per quasi 10 anni Presidente dell'Associazione, dove la partecipazione e delle famiglie e dei consiglieri che dovevano prendere le decisioni è venuta a mancare. In questi ultimi 3 o 4 anni il Gianluca ha dovuto farsi carico quasi in toto dell'organizzazione dei gemellaggi, perché nemmeno le persone che avevano dato la loro disponibilità all'interno del consiglio di gemellaggio si presentavano quando lui convocava le riunioni, per cui è ingeneroso dire che il presidente attuale non lavori dentro il gemellaggio. Che ci siano dei ritardi quest'anno può darsi che sia vero, no? Nell'organizzazione del viaggio che ci sarà da fare, ma per il resto mi dispiace, e credo che anche Ezio di questo mi potrà dar ragione. È ingeneroso dire che il presidente dell'associazione gemellaggio Giate Liancourt non abbia lavorato in questi anni, perché se non ci fosse stato lui sarebbe già scemato il tutto, glielo posso garantire, perché non aveva nessuno disponibile a dargli una mano nel lavoro. Detto questo, affrontiamo il problema come si è deciso e vediamo se c'è finalmente qualcuno che voglia dare nuova linfa per non far morire, come diceva lei stesso, questo gemellaggio. Volevo solo precisare una cosa. Io dico, può darsi che anche manchi la costruzione, la collaborazione diretta o indiretta. Io dico, quante riunioni in un anno sono stati fatti per il gemellaggio? Fino a pochi mesi fa mia moglie era nel consiglio e ha dato le dimissioni perché gli altri 6 non si presentavano mai. Si trovavano lei e il Gianluca Vittori nelle riunioni, va bene? Per cui non è vero, non è falso dire che Gianluca non ha convocato in più occasioni i membri del comitato di gemellaggio. E glielo posso garantire perché c'era mia moglie. Mia moglie si è dimessa però,
ha detto io no, non voglio più farlo perché siamo in due e non voglio che si continui a lavorare in questo modo. Se si è dimessa tua moglie. Se si è dimessa perché era rimasta lei e il presidente. Essendo rimasta solo lei il presidente, doveva avere il buon nome di dire che l'associazione non può funzionare se i consiglieri non si riforma. Non fai che portare acqua al mio mulino tu nel dire questo. Allora, il punto è chiuso comunque. Ecco, l'abbiamo rinviato, lo portiamo la prossima volta e in ogni caso, a mio giudizio resta valido quello che ho detto prima, cioè i gemellaggi funzionano quando partecipano i ragazzi, altrimenti alla fine chiaramente l'interesse scema, le persone, voglio dire, non ringiovaniscono, chi ha cominciato 40 anni fa magari oggi è anche un po' stanco, se non c'è il ricambio è difficile, ecco. Poi magari bisognerebbe anche studiare altre modalità per gli incontri. Comunque, si può aprire una prateria, ne parleremo. Passiamo al successivo punto, che è quello relativo a un permesso di costruire convenzionato. L'abbiamo visto anche nelle commissioni consigliari. Ricordo che si tratta il primo, ma perché ne abbiamo due qui di questioni urbanistiche, edilizie, il primo si tratta di un intervento che viene fatto su un fabbricato che oggi è una cascina interna in un cortile a Somaino, in via della Scaletta. Si tratta di una ristrutturazione che prevede un piccolo appartamento per il quale vengono monetizzate poche cose, insomma poche aree. È in una zona che per il nostro PGT è nucleo di antica formazione, vecchi nuclei e vabbè, già dotata di tutte chiaramente le urbanizzazioni primarie e secondarie, c'è un importo di 12.000 euro, ma non è questo che ha importanza. Si tratta di ridare, credo, un minimo di dignità ad una costruzione che oggi è assolutamente fatiscente, interna ad un cortile. L'intervento ha avuto l'approvazione unanime in commissione urbanistica. Io non starei neanche tanto a descriverlo, che non mi sembra il caso, non so però se ci sono degli interventi. Allora andiamo subito alla votazione. Chi è favorevole? Unanimità. Unanimità. Il successivo è pure un intervento di dimensioni contenute in via Lucini, in un vecchio fabbricato che aveva già una parte esterna, ecco, che è quella che vedete lì. Una sanatoria questa. Sì. Era stato chiuso un ballatoio in quel modo lì, hanno fatto un intervento sul quale non esprimo il mio giudizio. Comunque noi stiamo qui a votare, siamo chiamati a votare una richiesta di permesso di costruire in sanatoria. Intervento fatto è stata la demolizione di quella parte che voi avete visto del in ferro e vetro che stava prima sul ballatoio, è stato realizzato un volume di 10 metri cubi.
per fare una camera dove c'era un ripostiglio, però sono state in parte modificate le quote al colmo e in gronda. Insomma, si tratta di una volumetria di 17 metri cubi in totale. L'articolo 28 del DPR 380 prevede che si possa fare la convenzione in Consiglio Comunale, approvare la commissione in Consiglio Comunale per sanare la situazione. Questa per fortuna è la parte interna del cortile. Qui abbiamo a livello di monetizzazione, l'avete visto, poca cosa. Si tratta di ratificare l'esistente. Se ci sono interventi, allora lo approviamo. Dottor Bianchi, partecipa alla votazione? Sì. Allora, lo approviamo. All'unanimità. Punto 6, che è la modifica all'integrazione della convenzione per l'attuazione del programma integrato di intervento, che è anche oggetto di alcune interpellanze. Se volete possiamo anche discutere le interpellanze prima oppure le discutiamo dopo, come credete voi. Va bene, allora ci è arrivata la richiesta di dare, diciamo, dei tempi scaglionati per il completamento di alcune opere di urbanizzazione. Stiamo parlando logicamente, lo dico per il pubblico, i cittadini presenti, dell'area denominata S2, che adesso è stata trasformata in Piazza Italia, con relativi edifici a Corona e le strade tutte intorno. Preciso che in questo la convenzione di questo piano integrato prevedeva, caso unico, il completamento dell'ambito pubblico prima di quello, diciamo, privato. Quindi prevedeva che venisse completato l'ambito A1 sul prato di destra, guardandolo dalla strada. Ad oggi sono state completate la piazza con relativo arredo, la strada di accesso al comparto, il prolungamento di via Roncoroni, il prolungamento di via Michelangelo, che erano opere messe in carico in questo piano integrato, che poi è stato rivisto con modifiche di richieste allo spazio commerciale, al pian terreno della palazzina già in attività, e alla sezione ulteriore di scuola materna in via Repubblica è stata sostituita un tratto fognario dal comparto fino allo sbocco dei prati della zona che viene chiamata AS4 sulla via Milano. Ora, il piano integrato è stato fermo per 2 anni, più o meno, anche forse che è qualcosa di più di 2 anni, maggio-settembre. Dal maggio del 2006 al settembre 2008. E nel frattempo è cambiata la situazione economica generale. Nel 2009
anche noi siamo entrati in piena crisi economica. È risultato abbastanza faticosa l'avanzamento di tutto quanto e lo abbiamo sempre seguito da vicino perché è importante in quanto si tratta di un'area che sta in centro paese. Ora la società ci ha chiesto di poter completare in tempi diversi proponendo una scadenza al 31 di gennaio, una seconda scadenza al 31 di marzo, un'altra scadenza a novembre e poi a dicembre, sempre del 2015, con il completamento del tratto fognario lungo la via San Giorgio entro il 2016. Tutte le opere relative alla piazza, quindi l'apertura del viale Roncoroni che già si vede come verrà fatto, la gradinata di accesso dal viale Roncoroni alla piazza, la zona di prato che deve essere data al comune sull'ambito A2, quindi al di là del viale, il completamento dei marciapiedi con le piantumazioni e le illuminazioni che mancano verranno fatte tutte entro l'anno. In particolare la piazza verrà resa agibile anche dal viale Roncoroni entro il mese di marzo. Verrà attuata una parte di fognatura fino a congiungere il tratto fognario che è già stato fatto lungo la S4 dalla via Roma e che al momento era terminato nei prati, verrà ricondotto fino a raggiungere il tratto fognario di via San Giorgio. Ci è stato chiesto di dilazionare i tempi del tratto fognario sulla via San Giorgio per il costo molto alto che quest'opera comporta, che tra l'altro ha visto anche costi imprevisti di spostamento di sottiservizi, e noi riteniamo che si possa ragionevolmente aderire a questa richiesta. Allora, dunque, la rileggo se è necessario. Manca la convenzione. Perché manca? La convenzione. No, ma stavo vedendo qua il discorso delle... Qui c'è solo... C'è solo il discorso della fognatura. Allora, siccome questa proroga richiede che si integri e si modifichi la convenzione, vi ridico le date. Tra l'altro siamo perfettamente dentro nei 10 anni che la legge fissa per il completamento delle opere di urbanizzazione, dei piani di lotizzazione. Allora, è più facile leggere da qua. Allora, la convenzione è modificata in questo modo. La società, con il riferimento agli obblighi convenzionali bla bla bla, si impegna a realizzare i lavori mancanti per il completamento della gradonata a fronte piazza del viale Alberato Pio Roncoroni entro il 31 marzo 2015, perciò tra 30 giorni. A realizzare i lavori mancanti per il completamento della porzione del viale Alberato, attualmente occupato dall'area di cantiere,
perché stanno lavorando al secondo e al terzo piano. E dalla porzione di balconata in fregio alla via Roncoroni entro il 31 luglio. A realizzare i lavori mancanti per il completamento del marciapiede lungo via Roma, compresa la messa a dimora delle alberature, entro il 30 novembre. A realizzare i lavori mancanti per il completamento dei marciapiedi lungo via Plinio il Vecchio, compresa la messa a dimora delle alberature, entro il 31-12. A realizzare i lavori mancanti per il completamento dell'area verde parallela al viale alberato, attualmente utilizzata come area di cantiere, sempre entro il 31-12. E sempre entro la stessa data, a sistemare le aree attualmente libere negli ambiti unitari di intervento A1-2 e A1-3, mediante l'asportazione dei cumuli di terra, il livellamento e la sistemazione a prato con definitiva rimozione di ogni recinzione entro il 31-12. Questo perché, stante la situazione, la società preferisce per il momento non continuare nei lavori, quindi la parte privata la rimanderanno a tempi più favorevoli. Perciò di là va rimesso il prato come era prima e va recintato in modo da lasciare un'area verde che sia anche, come dire, decorosa, insomma, che non crei problema. In più la società si impegna a realizzare un lotto della fognatura finalizzato a eliminare uno scarico fognario che è fuori norma. Poi va bene, qui si entra nei particolari, si dice fin dove arriverà il tratto del collettore, il numero delle camerette, quello che verrà fatto in questo tratto, mentre che verrà fatto entro luglio, mentre il resto, quindi un primo pezzo di fognature viene fatto entro luglio, mentre il resto dei lavori di fognatura, quelli che impegnano la strada, quindi via San Giorgio e l'attraversamento della strada statale, verranno fatti entro il 31-12-2016. Questo è quanto in merito alle richieste. Noi abbiamo già aderito ad altre richieste di proroga di convenzioni per altri PL e per altri piani integrati di intervento, vedesi per esempio quello di via San Giorgio. Siamo assolutamente entro i tempi di legge, crediamo che sia assolutamente ragionevole andare incontro alla proprietà che in questi anni ha impegnato risorse finanziarie notevoli per l'uso pubblico, prima ancora di trarne grossi benefici per costruzioni per uso privato. E quindi questo noi stasera proponiamo. Se ci sono interventi, che ci saranno senz'altro, poi dopo ne riparliamo. Prego. Sì, vado io. Castelli, buonasera. Divido in due il mio intervento. Una prima parte, alcune considerazioni velocissime, mentre una seconda parte, una dichiarazione di voto, che però è comune a tutti i gruppi di minoranza, per cui chiedo se chiedo se è possibile poterla fare dopo l'intervento di Bertani. Merito il mio intervento, sarà molto breve, e più che altro la mia sono alcune domande che voglio porre più che un intervento nello specifico. E la prima di queste domande che chiedo di conseguenza è da quando un comune si assume il rischio di impresa
a parte al posto dell'operatore. Personalmente, pur tenendo conto della situazione economica, forse non è favorevole, non mi è mai capitato di assistere in un consiglio comunale al fatto che un comune, quindi i cittadini che questo comune rappresenta, subiscono su di loro il rischio di impresa di un privato che va a costruire un progetto, un modulo, un'opera. Dissento totalmente da quanto comunicato dal sindaco, in quanto l'operatore non sta facendo del bene al comune, ai cittadini. L'operatore sta portando a termine un'operazione, questa operazione, per poter concludere questa operazione, deve al comune qualche cosa. E questa sera sentiamo che quelle opere che l'operatore, secondo la legge italiana, dovrebbe fare prima o comunque durante la costruzione dell'opera, verranno fatte alla fine. O meglio, sono state di fatto rimandate, non sono state eseguite né prima né durante la costruzione dell'opera, ma verranno tenute per ultime. E questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è proprio tecnica. Fra i documenti che abbiamo avuto modo di vedere, di analizzare, visualizzare, ho notato un po' di confusione, nel senso che da parte degli operatori del comune si è provveduto a dare il diniego a protrarre i lavori. Perché io emano una comunicazione di tre capi area, dove tutti e tre si trovano a dire che sono contrari, in quanto sarebbe una palese violazione della convenzione, dare questa proroga. Alla fine, dopo passato qualche mese, questi signori cambiano idea. Sono documenti protocollati, c'ho anche il numero di riferimento. Dopo qualche mese queste persone si trovano a dare un'opinione totalmente contrastante alla prima. Volevo sapere che cosa era successo nel mezzo per cambiare radicalmente opinione. In merito al fatto che si sono successi delle problematiche con il trasferimento di alcuni sottoservizi, la relazione contenuta in quel gruppo di carte recita, perché l'ho letto e lì da leggere, che l'Enel non sposta i sottoservizi, non si rende disponibile a spostare i sottoservizi perché manca una comunicazione da parte del costruttore. Per cui è scritto sulla relazione che c'è nella cartellina. Per cui fin quando il costruttore non dà questa comunicazione, l'Enel sta ferma. Se il costruttore non dà questa autorizzazione, stiamo qui i prossimi 10 anni a aspettare l'Enel che sposta i sottoservizi. E ultima cosa è una preghiera. E mi rivolgo a tutti, al resto dei consiglieri qui presenti questa sera. Siccome ritengo che tutti voi siate qua presenti in buona fede, come i sottoscritti, sottoscritto e i miei colleghi, io vi prego di capire bene quello che stasera andrete a votare, accettandolo o non accettandolo, approvandolo o meno. Perché sono, a mio giudizio, situazioni che... con conseguenze abbastanza importanti, complicate, molto complicate, e da come dopo dichiarerò in dichiarazione di voto, decine di sentenze vanno nella direzione opposta di quella che il Comune di Ogerte Comasco stasera vuole intraprendere. Io vi prego solo di questo, sappiate quello che state approvando o non approvando. E concludo, grazie. Bertani, di questo piano integrato ne abbiamo parlato tanto e tanto se ne parlerà ancora e quindi non voglio mettermi a fare la storia da Adamo ed Eva. Di sicuro stiamo parlando del piano integrato più importante che è stato attuato in Ogerte Comasco, del piano anche più lungo e di quello più discusso in assoluto. Ha una storia. E vale la pena ricordarlo, siamo di fronte a un gruppo di operatori che sono stati aiutati a suo tempo, anche con lungimiranza, ci può stare anche questo riconoscimento, a risolvere un problema che per l'operatore era importante, perché l'operatore si trovava in un cul-de-sac che rischiava
di buttare al vento degli investimenti fatti. Il Comune ha scelto di fare questa operazione e ricordo che l'istituto giuridico del piano integrato di intervento è stato introdotto per dare all'amministratore comunale della flessibilità dal punto di vista contrattuale per svolgere e per fare qualcosa di importante anche sui nostri territori. Di fatto il piano integrato di intervento, e l'ho sentito dire anche per voce del sindaco in questi anni, è lo strumento col quale in maniera contrattuale, d'accordo con un privato e passando quelle che sono le normative burocratiche che usualmente si utilizzano per fare costruzioni o piani di intervento di lottizzazione, come ho sentito parlare prima, quindi è uno strumento che è stato inventato per fare qualcosa di interessante, dove si concede la facoltà ad un operatore di fare un'opera o delle opere in cambio di una contrattazione di servizi o beni per il pubblico servizio. Quindi il piano integrato di intervento tale è stato utilizzato, ha avuto una storia, è stato normato ed è normato da una convenzione che anch'essa ha avuto una storia, è stata anche rivista in maniera importante dalla seconda amministrazione che l'ha avuta in mano, e qui ricordo che l'amministrazione che l'ha rivista non l'ha rivista per puntiglio, per sabotare o per ostacolare l'operazione, l'ha rivista perché ha creduto che nell'interesse pubblico andasse rivisto l'impatto urbanistico che tale piano aveva. Ricordo che la prima versione della convenzione prevedeva nel comparto AU2 un palazzo di tanti piani, non lo chiamerei grattacielo perché gli americani si potrebbero scandalizzare, però un palazzo di tanti piani che male urtava con l'agglomerato urbano olgiatese e con quello della zona. E quindi la rivisitazione che ha fatto l'amministrazione Bovi di quel piano integrato ha avuto il piacere di intervenire su questo ambito, di discuterlo col privato, e come ricordavo prima la discussione porta a una contrattazione serena che porta poi alla fine a degli accordi che poi portano a quelle convenzioni che sono tuttora in essere. Convenzioni che hanno portato nel tempo a stabilire quali fossero i ritorni per la pubblica amministrazione, che il nostro sindaco ha ricordato prima. Quindi, riepilogando anche per i non addetti al lavoro, siamo in presenza di un contratto fatto con un privato, quindi tra l'organo istituzionale pubblico e un privato, un contratto, che si chiama convenzione o contratto, c'è poca differenza, nel quale sono stabiliti diritti e doveri di ambo le parti in merito a quell'operazione. Oggi siamo chiamati a concedere una proroga su uno di quelli che erano i doveri che l'operatore doveva fare. Sì. Siamo chiamati a stabilire una proroga ad uno di quelli che erano i doveri che l'operatore doveva fare. Premesso che l'operatore, come tutti gli operatori, sono operatori economici, come diceva il collega prima, che quindi sono soggettati alle leggi del mercato, e sono loro come noi, e mi associo con noi con una N maiuscola, partecipi della situazione che viviamo dal 2009 ad oggi, una situazione economica intendo, quindi una situazione non certo facile per nessuno, per quale mi sento di condividere il pathos quotidiano nel condurre quelle che sono le proprie operazioni economiche. Premesso questo, lo stupore che ci contraddistingue innanzitutto che siamo chiamati a concedere una proroga non prima che la scadenza avvenga, perché questo è un fatto importante. L'accordo convenzionale, quindi il contratto, prevedeva che la proroga per il quale stiamo discutendo oggi, e stiamo discutendo della proroga su delle opere di urbanizzazione, in particolare l'opera più importante, quella che riguarda il tronco fognario, il piano integrato lo prevedeva nella convenzione che doveva essere realizzato entro la primavera estate del 2014. Quindi a distanza di quasi un anno dalla scadenza contrattuale di quella che doveva essere un'opera da compiere, stiamo parlando di una proroga. Per cui parlare di proroga in questo caso
mi suona alquanto difficile, mi sembra più una sanatoria che una proroga. E la cosa che mi meraviglia di più, anche perché ne sono stato attore, è che stiamo parlando di una proroga in tal senso dopo che è emersa la situazione nel Consiglio Comunale dello scorso dicembre, perché ufficialmente, per quanto riguarda il sottoscritto e le minoranze, siamo venuti a conoscenza della situazione dal punto di vista formale e dal punto di vista sostanziale, siamo venuti a sapere a dicembre. Quindi quello che ci chiediamo è perché l'amministrazione fino a dicembre del 2014, quindi un mese e mezzo fa, due circa, come mai l'amministrazione non si fosse mossa in tal senso. Anzi, scopriamo leggendo gli atti che sono allegati al Consiglio Comunale o che fanno riferimento ad atti che sono allegati al Consiglio Comunale che non solo l'amministrazione sapeva di questa scadenza, ma che addirittura c'erano stati inviti a concludere le opere nell'anno scorso. Quindi stiamo parlando di concedere una proroga di qualcosa per cui già l'amministrazione aveva chiesto all'operatore, aveva chiesto di chiudere l'intervento nel 2014. Quindi questo è il primo stupore che ci viene alle mani e che ci fa riflettere. Per cui la prima cosa che diciamo è: chiediamo spiegazioni del perché di questo comportamento. C'è un comune che sa che ha in atto un contratto con un privato, sa che questo privato deve delle opere, ha degli oneri e degli obblighi convenzionali che hanno delle scadenze, passano queste scadenze, non ne fa niente. Ricordo qui ai seduti, perché anch'io mi rivolgo a voi che lo voterete, e c'è anche qualcuno che opera nel settore, ricordo che per queste opere è consegnata in comune una fideiussione, quindi una garanzia reale che copre l'eventuale insolvenza del privato, e la legge parla chiaro, dice in caso di insolvenza, nel caso ci siano delle garanzie reali, chi si ritiene insoddisfatto di quello che doveva essere compiuto può rivalersi sulla garanzia reale. La seconda domanda che ci facciamo è trascorso un anno da quando non sono state fatte le opere? Anche dopo sollecitazione, a parte il fatto che noi non lo sapessimo, potremmo non saperlo, anche perché scriviamo sul giornale che le minoranze non partecipano, non gli si interessano della cosa pubblica, ma ci chiediamo come mai gli uffici in primis, ma anche l'amministrazione in secondo passo, non abbia escusso le garanzie reali che stavano a garanzia appunto di quelle opere che dovevano essere fatte. Il terzo stupore è che l'opera che doveva essere fatta, il tronco fognario, non è un'opera, non è l'albero di Natale che abbellisce la piazza del comune o la piazza della chiesa Natale e quindi decora il paese, quindi che se c'è o non c'è nulla cambia. Stiamo parlando del tronco fognario che andava a migliorare la situazione di uno dei tronchi principali di fognari di Olgiate Comasco, ma in particolare serviva quale tronco fognario dell'operazione di cui stiamo parlando. Per cui la terza domanda che ci facciamo è: com'è la situazione del collaudo delle opere che sono state consegnate? Cioè, come abbiamo fatto a rilasciare i titoli abilitativi per l'ingresso dell'ASL, per le aperture degli esercizi che conosciamo, sapendo che il tratto fognario che interessa il comparto non è stato realizzato? Sarà, ma se vi capiterà mai di costruire casa o se l'avete fatto, sapete benissimo che se non fate queste opere in casa non c'entrate, specialmente ad Olgiate Comasco, perché giustamente abbiamo degli uffici che lavorano e che controllano, no? Quindi un'altra domanda che ci facciamo è pure quella, ci diciamo: ma com'è possibile che stiamo parlando di un tronco fognario che è vero che non serve solo perché il comparto, serve per migliorare una parte sostanziale del tronco fognario di Olgiate Comasco, però com'è possibile che siano potuti entrare ad abitare pur non avendo fatto il tratto che era previsto per l'intervento di cui si sta parlando? Devo aggiungere qualcos'altro? Anch'io ho già fatto troppe domande e potrei continuare. Ho sentito il sindaco che ha giustificato questa sera, anche in maniera molto blando, devo essere sincero, questa richiesta ho sentito parlare di costi alti, di costi addirittura imprevisti, però con una certa, veramente, con una certa facilità. Torno a ripetere, non c'è nulla contro l'operatore che sta operando e che ha fatto un'operazione che dal punto di vista imprenditoriale tanto di cappello per il rischio che corrono, che hanno corso e che correranno nei prossimi anni. Non c'è dubbio che il Comune abbia scommesso su questo intervento per ottenere dei beni che in un certo senso valorizzeranno quello che è il patrimonio pubblico. I locali dell'ASL
sono un obiettivo, un risultato che ci siamo sentiti di aiutare a raggiungere. Però ciò non detto, non è che le normative, i regolamenti, i contratti possono essere disattesi solamente perché in parte quei risultati sono stati raggiunti. Non ci sembra giusto né per questo caso né per il rispetto dell'interesse pubblico in generale, perché ripeto, noi siamo gli amministratori che dobbiamo tutelare l'interesse pubblico, l'interesse del Paese, non solo l'interesse di qualcuno. E non ci sembra giusto nei confronti di tutti quegli altri che di fronte all'amministrazione hanno dovuto sempre rigar dritto. Il sottoscritto che vi parla per un'incomprensione con l'ufficio tecnico, proprio un'incomprensione che comunque mi accollo e mi sono accollato dal punto di vista oneroso, ha pagato 3 giorni di interesse, 3 giorni senza batter ciglio su un'opera di urbanizzazione. Mi chiedo perché a me fanno pagare 3 giorni di interesse perché ci siamo capiti male con l'ufficio e me ne accollo responsabilità, mentre altri possono ovviare a delle importanti opere che valgono qualche milione di euro senza che nessuno batta ciglio. Questa cosa mi sorprende da cittadino e ancor più da amministratore che rappresenta un po' di cittadini. E qui mi rivolgo veramente anche a chi siede per la prima volta in Consiglio Comunale e mi associo con Castelli. Leggete bene, torno a ripetere, siamo in presenza di un contratto che è stato disatteso, un contratto che è stato disatteso non per qualche caramella e 2 cioccolatini, ma per qualcosa che ha un valore importante ed è qualcosa che non si fermerà qui, come potrete immaginare. Quindi vi invito veramente a riflettere, ad astrarvi da quello che è il vostro cameratismo politico, ma a pensare all'operazione in quanto tale. Davvero vi guardo e mi chiedo, ma se sentiste in televisione una cosa del genere, cosa pensereste? Pensereste esattamente la stessa cosa che ho sentito dire dal sindaco? Vi chiedo solo quello. Grazie e buona serata. Di tutto questo intervento, di tutti questi interventi, poi adesso magari entro nel merito di qualche cosa, l'aspetto che trovo più sgradevole è sicuramente sopra le righe, è proprio questo invito ai consiglieri a pensarci bene a quello che fanno, come se quello che fa la Giunta o forse quello che fa il sindaco, perché probabilmente qui il bersaglio è il sindaco, no? Lo sappiamo che questo sindaco ha tante pecche, fosse estremamente scorretto. Allora, io non ho bisogno di dire nulla ai consiglieri che sono tutti adulti, vaccinati, dotati di capacità di intendere e di volere e che ragionano con la loro testa e che quando ci troviamo per discutere delle cose dicono assolutamente la loro in piena libertà e che di sicuro non sono plagiati dalla sottoscritta che rappresenta Lucifero o Mefistofele, se vogliamo cambiare il nome. Trovo che i toni apocalittici siano assolutamente fuori luogo. Noi stiamo dando una proroga non perché le opere non verranno concluse, ma semplicemente per scaglionare la conclusione delle opere. Certo, veniamo incontro ad una richiesta che ci è stata fatta. Certo, il sindaco come sindaco aveva anche sollecitato a finire, evidentemente non ci sono state le condizioni per finire, c'è stato un momento di difficoltà che magari si sta superando, magari è già superato, noi non conosciamo, io non conosco, mi dà tempo di acqua, non conosciamo gli interessi privati, a me interessa l'interesse pubblico, quindi chiediamo che le opere siano assolutamente finite, le date le abbiamo sostanzialmente concordate proprio per venire incontro a un'esigenza oggettiva che ci è stata manifestata. La legge consente di dare queste proroghe. In qualche altro caso sono state date. Noi abbiamo in giro lungo
il territorio di Olgiate, purtroppo dei piani di lottizzazione per i quali il Comune continua a lottare perché vengano completate in modo corretto delle opere di urbanizzazione, questo è stato un piano integrato di intervento per il quale, lo ripeto, l'obbligo convenzionale prevedeva prima la consegna delle opere pubbliche, addirittura rispetto al completamento di quello che poteva essere magari più favorevole per il proprio interesse privato. Dico un'altra cosa che non avrei detto, ma che a questo punto ritengo di dover dire, visto che si insinua che ci sia qualcosa di scorretto, per cui si chiede agli altri consiglieri di maggioranza di stare bene attenti. Tutte le trattative che in questi anni si sono fatte con la proprietà, tutti gli incontri che si sono fatti con la proprietà, sono stati fatti per lo più nell'ufficio del segretario, alla presenza del segretario e degli altri assessori, e la sottoscritta, lo sanno bene anche i dipendenti comunali che sono qui presenti, la sottoscritta quando è in ufficio non ha mai le porte chiuse e non ha mai il segnale di rosso sul semaforo che è stato messo dal mio predecessore, perché le cose noi le facciamo sempre alla luce del sole e non abbiamo niente da nascondere. Questo lo dico e lo ripeto perché non vorrei che tutto questo discorso che è stato fatto sottintenda qualche cosa d'altro. Se invece è una legittima preoccupazione perché le cose vengano finite, allora la condivido assolutamente. Sono la prima ad avere questa preoccupazione perché sono insieme ad altri due assessori diciamo la responsabile che a suo tempo aveva portato in Consiglio Comunale questo piano integrato di intervento. Quell'area è assolutamente strategica per Olgiate, quindi deve essere tutto finito esattamente come previsto negli obblighi convenzionali. Lo si può fare perché i tempi comunque ce lo consentono. L'obbligo di finire entro i 4 anni la parte pubblica dalla firma della convenzione è un obbligo che non è previsto dalla legge, ma che è sottoscritto tra le parti contraenti. La validità dei piani di lottizzazione, voi me la insegnate, è molto più lunga. Ok, quindi siamo sempre dentro un arco temporale che è assolutamente legittimato. Peraltro, in realtà si sarebbe potuto prorogare, perché questo lo consente sempre la legge, anche oltre 3 anni dalla scadenza del piano, cosa che assolutamente non consentiremo di fare. C'è una polizza fideiussoria ancora in comune che copre per diversi milioni di euro le opere che devono essere ancora fatte e che quindi non si corre assolutamente il pericolo di rimanere con un cerino in mano. Io ripeto, l'unica motivazione, e veramente non credo che sia proprio fuori luogo questo presupporre, questo insinuare che ci possa essere qualche cosa di irriparabile oltre che di scorretto, queste opere saranno sicuramente completate. Non ho capito bene cosa intendeva quando parlava di aiuto degli operatori che all'inizio si trovavano in un cul-de-sac. Ma magari non ho capito bene io. Per quanto riguarda la fognatura, che è un'opera che tra l'altro
impegnerà anche delle sedi stradali importanti, quella parte che viene dilazionata fino al prossimo anno è effettivamente la parte più impegnativa. Peraltro gli spostamenti, quando io parlo di difficoltà impreviste, parlo di, per quello che so io, di reti di sottoservizi da spostare che non, ci sapeva che esistesse. Non per colpa del sindaco, non si sapeva fossero lì. Poi il chi, il come, il quando, non mi guardi con quella faccia da compatimento, perché io non ho fatto il progetto, non sono un tecnico e quindi non posso sapere se lì passano i fili di questa roba qui o di quell'altra roba lì, non lo posso sapere. Comunque, la richiesta all'Enel è stata fatta a suo tempo, sono state pagate anche le cifre che dovevano essere pagate. L'Enel sappiamo che ha anche dei tempi lunghissimi nello spostamento delle cose. L'Enel in verità ci ha fatto soffrire tantissimo anche per dare il via a una cabina che poi finalmente ha potuto essere messa in funzione sulla piazza, e per quella cosa lì abbiamo fatto interventi a Iosa e sono passati forse 8 se non 9 mesi, quindi è stata un'operazione complicata perché la situazione economica è diventata complicata. Se non ci fosse stata questa situazione economica, le cose sarebbero andate via molto più facilmente. Però, nonostante la situazione complicata, noi abbiamo, diciamo, l'80% delle cose fatte, il 90% delle cose fatte, e anche le cose fatte non sono cose da poco, perché non stiamo parlando di monumento di Fontana, io non le ho neanche citate. Io ho parlato di strade, di piazza, tra l'altro fatte con un certo materiale. Abbiamo anche avuto i due piani della palazzina, dove peraltro non c'è l'ASL, ma c'è il poliambulatorio, va bene. Però voglio dire, non è che non è stato rispettato un contratto. Mi pare che sia stato rispettato, non ancora in modo completo, ma sfido chiunque a dire che non è stato fatto nulla e che gli operatori non hanno lavorato per il bene pubblico, perché il valore delle opere che sono già state messe lì a disposizione dei cittadini di Olgiate è un valore milionario, non è un valore di qualche migliaio di euro, E non credo che altri operatori oggi si impegnerebbero, nella situazione di oggi, si impegnerebbero a prendersi un rischio come questo. Rischio che resta tutto, che resta ancora tutto in capo agli operatori, non se lo prende il comune, perché noi abbiamo ancora un discorso di polizza fideiussoria che c'è. Vediamo se ho... No, non lo so. Ecco, non ho capito quali documenti degli uffici si riferiva Igor, ecco. Comunque sicuramente questo è un lavoro, visto che è partito nel 2006, è un lavoro che ha sicuramente impegnato anche gli uffici nella produzione di carte. E ha avuto altri momenti di impasse pesantissima che erano stati discussi in consiglio comunale e che io ricordo perfettamente. Quindi i lavori sono ripresi, hanno ripreso a camminare a partire da un certo punto. Il cammino non è stato propriamente agevole. Tutti avremmo gradito che a quest'ora tutto fosse già stato finito. Non è ancora stato finito, è nostro interesse, è interesse del comune, è interesse pubblico fare in modo che i lavori vengano finiti, anche se
gradualmente entro una proroga di tempo limitata, perché siamo nel 2015 e chiediamo che l'ultima cosa venga fatta entro il 2016. Abbiamo dato al piano integrato di intervento della Lema Lezzeni la scadenza nel 2018, e l'abbiamo data con voto unanime del Consiglio Comunale in data 29/11/2012, per cui noi nel 2012 abbiamo dato una scadenza di 6 anni a degli operatori su un piano integrato di intervento che aveva approvato la Giunta Bovi e la maggioranza che ci ha preceduti, ok? E l'abbiamo dato all'unanimità senza dire a nessuno di stare attento a quello che facevano, e adesso facciamo questa osservazione che a me suona così pesante, perché proroghiamo di qualche mese, perché a fine marzo vedremo completata la piazza, e perché chiediamo di completare tutto per bene entro la fine del 2016. Se non ci sono altri interventi, dovevi fare la dichiarazione. Castelli, io e neanche Bertani, mi sembra di aver capito, io e Bertani non abbiamo affermato che il sindaco sia il diavolo, che il sindaco stia indirizzando l'operazione in una certa maniera, né che il sindaco abbia qualche interesse particolare nell'operazione, solamente ci sono delle informazioni che si inferiscono. Va bene, da quello che si dice. Quello che noi vogliamo inferire è che secondo noi la procedura che avete scelto, no? La procedura che avete scelto non è corretta, è lecito pensarlo? Questo noi pensiamo. Altri discorsi non li ho fatti io, non li ha fatti Ezio, per cui non me ne sento la paternità. A mio modo di vedere, si poteva gestire in modo diverso, che penso che sia lecito. L'Enel, d'accordissimo sul fatto che l'Enel abbia tempi biblici, ma se leggiamo la relazione, se noi all'Enel non gli diciamo siamo pronti per fare questa operazione, oltre ai tempi biblici passeranno altri secoli perché loro non escono, ed è scritto nella relazione da parte del responsabile di area del comune. Ultima cosa, due stupidate, i piani di lottizzazione citati dal sindaco, se mi è permesso, sono una vergogna disarmante, perché alcuni hanno più di 24 anni, no? E dopo 24 anni un piano di lottizzazione non è stato concluso perché chi lo deve concludere non lo vuole concludere. Anche questi piani di lottizzazione avevano delle fideiussioni a garanzia, ahimè sono state svincolate. Per cui, se questi piani di lottizzazione li dobbiamo chiudere noi, non ci sono più le polizze fideiussorie e qualcuno dovrà metterci i soldini. Ultima cosa, è vero che l'intervento è milionario, l'intervento di opere pubbliche è milionario, perché di molti milioni è l'intervento che il privato va a fare. Nessuno regala niente a nessuno. Sono assolutamente d'accordo, però adesso non lo fa. Però ha la facoltà negli anni prossimi di sviluppare quello che oggi non sviluppa, certo. Non perde questo diritto di poter svincolare. Ovviamente la congiuntura economica non permette questo, sarebbero dei pazzi a infilarsi dentro una situazione del genere, ma è un diritto acquisito che negli anni futuri nessuno gli potrà toccare. Certo, ti ricordo Igor che su quelle due prati, sì, su quei due prati esisteva già da prima un piano di lottizzazione, ok? Ti ricordo che erano due aree che comunque avevano quella destinazione, quindi il nostro intervento col piano integrato aveva fatto sì che si amalgamassero le due zone, ok? Tant'è che anche il dottor Bianchi, che è qui presente,
si era astenuto, non aveva votato contro al momento del passaggio di quella roba lì in Consiglio Comunale, non aveva avuto neanche un voto contrario. Perché? Perché avevamo dimostrato che portavamo a casa un sacco di cose. E... ma non lo stiamo negando, eh? Ecco. Ripeto. No. Rita, la interpreti tu in questa maniera, te l'ho ripetuto tre volte. Dai discorsi che io ho sentito fare prima, no? Ma io sembra che qui si facciano solo piaceri. Allora, forse non sono stato chiaro a sufficienza. Secondo me la procedura adottata non è quella giusta, corretta, ok? Perché non è giusto o non giusto, non sono io a giudicare, non è corretta. Secondo me, infilandosi in questa procedura, potrebbero sorgere dei problemi di natura legale. Lo posso dire, non sto accusando nessuno. Sto sottolineando una visione della situazione. Secondo me, se seguiamo questa prassi, visto che ci sono delle sentenze del Consiglio di Stato, non lo dice Igor Castelli, che queste prassi tante volte non sono corrette, secondo me ci si può filare in una situazione un po' pesante. Non, ripeto, non intendo dichiarare che il sindaco o qualcun altro abbia degli interessi o che sia il demonio che stia veicolando la situazione in determinate vie, strade. Sono stato chiaro? Ok. Perfetto, grazie. Comunque, qui ci si assume un impegno e l'impegno è reciproco, eh? Quindi dovranno finire. Appunto, siccome l'impegno reciproco è già stato violato, perché questa convenzione risulta allo stato di fatto violato, perché se voi non date la proroga, questa convenzione è violata, qualcuno, per tutti i motivi condivisibili o meno, ha già provveduto, una parte delle due che si sono sedute assieme ha già violato gli accordi. Per questo io dico che secondo me la procedura era un'altra. Voi volete far questa, liberi di farlo, non sto indicando nessuno, secondo me è il modo sbagliato, punto. Una chiosa, a proposito del PL che sono 23 anni, 24. Così mi riferisco all'ufficio. Abbiamo iniziato la procedura per escutere la fideiussione. Benvenga. Se è quello a cui pensiamo. Era ora, chiudo le virgolette. Noi siamo arrivati. Prego. Condivido le parole di Igor, quindi non aggiungo altro, anche nella risposta che le ha dato. Siccome non voglio inferire su nessuno, però se faccio delle domande specialmente su dati amministrativi... Inferire un'altra cosa. No, ma visto che lei ha parlato di inferiscono... No. Sì, inferisco, ma non voglio fare lezioni di italiano. No, ma la mia era una battuta, la mia invece era una battuta, non l'ha colta, me la tengo come tale. Però le voglio dire, ho fatto delle domande specifiche e oggettive, almeno una vorrei una risposta. Vorrei capire come mai dal sollecito che lei in prima persona ha firmato nella primavera dell'anno scorso, sono trascorsi 8 mesi inutili senza più nessun atto amministrativo, fino ad arrivare al Consiglio Comunale di dicembre dove è emersa la situazione, fino ad arrivare alla discussione di stasera e la discussione sulla proposta di cui stiamo parlando. Vorrei capire come mai si è arrivata a questa situazione con questi dati. Allora, avevamo scritto alla fine di maggio, giusto? Il tempo di, come dire, avere i contatti, i mesi delle ferie, il materiale che non è arrivato, perché il materiale arriva dall'India, il materiale che non è arrivato ha fatto sì, siccome il materiale doveva arrivare secondo quanto ci avevano detto e secondo quanto ci avevano fatto vedere entro settembre, e quindi avrebbero completato, ma il materiale non è arrivato, si fa presto poi ad arrivare a fine anno. Perché poi uno dice, scusate, ma il materiale che doveva arrivare entro settembre dov'è? Non è ancora arrivato. Cosa facciamo? Il porfido rosso.
che è quello che serve per fare la gradonata e che serviva per finire la parte dietro. Poi finalmente è arrivato, ma è arrivato quest'anno però, all'inizio di quest'anno, non so di preciso quando è arrivato, ma è arrivato all'inizio di quest'anno, tant'è che hanno subito completato dietro, perché noi abbiamo chiesto che facessero subito il collegamento tra il posteggio di Via Roncoroni e la S, e lo spazio, l'ambito di qua, per raccordare i passaggi pedonali, perché c'era una parte sulla via Plinio il Vecchio che non consentiva di passare in sicurezza, e quello l'hanno subito fatto, e adesso stanno lavorando a completare la gradonata, perché la devono fare entro marzo. Quello. Poi resta la zona della dove è montata la gru, perché loro stanno lavorando al secondo e al terzo piano. Hanno venduto degli immobili, non so quali, non mi interessa, stanno finendo gli interni, mettono gli altri in modo tale che, perché non credo che li abbiano venduti tutti, però non mi interessa, non lo so, mettono gli altri in modo tale che se dovranno intervenire per il completamento non avranno più bisogno di piazzare la gru. Quindi il motivo del ritardo, il motivo grosso del ritardo negli ultimi tempi è dovuto a questo: non è arrivato il materiale dall'India. Tutte quelle pietre rosse Bordeaux che rivestono la palazzina comunale e che costituiscono il porfido della piazza, eccetera, annessi e connessi, arrivano tutte dall'India, non è materiale italiano. Qui non è successo niente di particolarmente. Per il tronco funerario però non serve, per il tronco fognario però non serve quel materiale? Per il tronco fognario io credo che il materiale ce l'abbiano già. Credo che il materiale ce l'abbia già, se non tutto, almeno in parte ce l'hanno. Però il costo non credo che sia tanto del materiale fognario in sé, a parte che devono fare uno scavo di quanti. Devo scendere parecchio, devono fare le... Cioè, sulle... 6 metri. Ecco, non so neanche, ma sulla statale devono fare un intervento molto invasivo. C'è il rischio che cassi giù qualche caso. Molto invasivo. Sulla strada c'è un pezzo dove c'è una strettoia, quindi devono anche mettere probabilmente in sicurezza. In via San Giorgio devono puntellare le case. Vanno puntellate le case, i muri, nella parte della strettoia. Non è uno scherzo. Non è uno scherzo. Queste sono spese impreviste. Queste sono spese impreviste, perché un conto era sulla carta ragionarci, un conto è poi cominciare a fare i progetti e guardare, fare carotaggi e vedere a cosa si va incontro. Noi lì abbiamo una situazione che abbiamo imposto di mettere a posto, perché altrimenti la loro richiesta veramente era quella di spostare il completamento del tronco fognario tutto alla fine del 2016, ma noi lì abbiamo, posso dire il consiglio comunale? Lo dica. Noi abbiamo uno scarico che va nell'antiga. Tanto la re. Vabbè, non è bello da dire, non l'ho fatto io, non c'entriamo noi, non c'entriamo nessuno di noi. Ecco, abbiamo imposto che però arrivassero allo sbocco della strada proprio per sistemare questa cosa, perché siamo a rischio, siamo in infrazione e siamo a rischio di questo. Cosa mancherà? Mancherà la parte tra la curva di San Giorgio fino a raccordarsi allo sbocco della via Plinio al di là della statale. Peraltro, domanda che era stata fatta, il poliambulatorio del Sant'Anna ha l'agibilità, perché c'è il collegamento fognario, è il collegamento provvisorio, c'è una rete esistente, non sono mica senza reti fognarie, la rete fognaria c'è. Si tratta di
cambiarla, potenziarla e cambiarla perché è ammalorata, ma la rete c'è. Non stiamo mandando i reflui in giro per il mondo, eh? Ecco. Eh? No, tra l'altro per il progetto la fognatura è passata da 900.000 euro a 1.200.000, già limitato da 100.000 euro. Ecco, questa è una cosa che mi sta dicendo adesso il segretario. Soltanto per informazione, non so se ve lo ricordate, ma il costo della fognatura è passato da 900.000 euro iniziali, adesso non ricordo se a 1.200.000 o 1.200.000 o 1.300.000. E di questo si dà atto in una delle convenzioni modificative fatte. 160. Quindi 1.200.000 circa, vedi? Sì. Quindi, non sono 2 euro. Perché nel passaggio dalla progettazione preliminare alla progettazione esecutiva c'è stata una lievitazione dei costi importante che comunque è rimasta in carico poi all'operatore. Questo per ragione di verità, diciamo. No, posso solo una cosa, rimango comunque perplesso perché leggiamo dagli atti che gli stessi uffici comunali rilevano che nelle opere compiute, e non un anno fa ma ben due anni fa, sono stati installati dei macchinari nelle vasche di laminazione che oggi rischiano il deterioramento, è agli atti scritto dagli uffici comunali, giusto? Ecco, quello che ci chiediamo noi, fatta questa la situazione e fatto salvo il caso, il fatto che gli uffici comunali ne sono correnti, perché è trascorso tutto questo tempo durante il quale non abbiamo fatto niente? È quello che mi meraviglia. E non c'è dietrologia, non c'è inferenza che lei deve di fare lezione su queste, in questo caso è bravissima. Però quello che ci chiediamo, che ci lascia veramente perplessi, è questo. Lasciamo trascorrere del tempo inutile quando ci sono dei beni che deteriorano, di lavori fatti dallo stesso privato, per cui interessa anche lui a finirle. A noi più che tutte quelle parolone che ha detto lei che fanno spaventare non so chi, a noi sembra questo qui una mala gestione, non dietrologie come ha inventato lei. Perché torno a ripetere, quando si legge, e ripeto, ci sono scritti agli atti, si leggono macchinari costosi che sono costati, installati da un anno, da più di un anno, da due anni, che rischiano deterioramento, lo dicono gli uffici comunali di Algiate Comasco, non lo dice il sottoscritto e neanche i suoi colleghi. Eppure si lascia passare il tempo così, in maniera inerme, si aspetta un'interpellanza per poi discutere la proroga, noi siamo perplessi, poi lei dica quello che vuole, racconti alla cittadinanza quello che vuole, intanto è maestra in questo, nella dialettica certo non difetta, però noi ci basiamo su dati oggettivi e non può dirci fermatevi, non parlate perché altrimenti stavolta mi arrabbio. Qui se volete i cittadini si possono arrabbiare, stiamo parlando di cose pubbliche. E questo ci lascia basite. Cioè questa situazione... Ma mi risponda, perché si è stati fermi un anno? Non mi dica perché il materiale non è arrivato, che non c'entra niente il materiale per la posa del porfido, non c'entra niente il porfido lì. Non c'entra assolutamente niente. Ma resta il fatto che stavano facendo quel lavoro lì, cioè stavano lavorando sulla piazza e hanno un attimo lasciato i lavori della fognatura, il lavoro del collettore fognario. Allora... lei fa riferimento evidentemente a questa annotazione, no? Suddivisione in due lotti della fognatura, perché il problema mi pare questo. Si segnala che la sospensione dei lavori e i ritardi potrebbero causare deperimento, e questo, di alcune strutture metalliche e di apparecchiature elettriche già installate. Poi, pertanto, si ritiene necessario quantomeno un'attivazione parziale dei manufatti già installati. Poi, vabbè, altre cose. È stato chiesto più volte dalla provincia ufficiale di provvedere allo smantellamento e stiamo parlando della cosa dell'antica. Poi si dice, si fa riferimento al direttore lavori, nominato peraltro dal comune. Collaudatore o direttore lavori, mi ricordo? No, non è collaudatore. Collaudatore, ok. Si fa riferimento all'ingegnere che dice che comunque è possibile fare il lavoro in due lotti e quindi la proposta del responsabile dell'ufficio è di completare l'opera in due lotti. Primo lotto,
tratto da via Milano a via Segantini. Realizzando questo collegamento si viene a eliminare quello che vi ho detto prima. Entro il 31 luglio. Ecco, entro il 31 luglio. Prima della messa in funzione si provvederà a far eseguire il collaudo parziale del tratto. Secondo lotto, completamento dell'opera secondo il progetto approvato con la realizzazione del tratto di fognatura in via San Giorgio, dall'incrocio con via Roma all'incrocio con via Segantini, secondo i nuovi termini stabiliti in convenzione. L'ingegnere direttore dei lavori ha espresso la fattibilità dei lavori suddivisi in due lotti, la suddivisione dei lavori non comporta nessun costo aggiuntivo a carico del comune, eccetera, e poi fanno le loro cose. Quindi la conclusione di questa annotazione è propositiva, perché si dice ok, proponiamo di farlo in due lotti, e questo si sta facendo. Quindi, 18 febbraio 2015. Ricordo ancora una volta che la scadenza delle opere dal punto di vista convenzionale delle opere pubbliche era la primavera del 2014, si è atteso dal 2014, quindi dal 2014 a febbraio 2015 per decidere come organizzare i lavori. Intanto sono passati due anni. A noi sembra una gestione non propriamente corretta. Poi stiamo qua a equivocare quanto vogliamo, ci sembra molto oggettivo, non ci sembrano delle parole buttate là per buttare del fumo negli occhi a qualcuno, per illudere qualcun altro. Però torno a ripetere, stiamo parlando di un'opera che doveva essere realizzata entro il 2014, a febbraio del 2015 ci troviamo un tecnico comunale che rileva dei fatti che sono oggettivi, li ha letti anche lei, no? Rileva anche degli altri fatti molto gravi, perché parla, visto che l'ha citato lei, dello scarico Roggia Antica, dove lo stesso tecnico comunale dice attenzione, non è da escludersi che possa generarsi una procedura di infrazione a carico dell'ente, cioè di noi. Quindi siamo in presenza anche di una situazione... Infatti lo facciamo mettere a posto prima che si generi la procedura di infrazione. Sì, ma siamo in presenza di queste cose delicate e noi aspettiamo un anno dalla scadenza. Ma... Aspettiamo un anno per decidere la proroga. Va bene, a lei sembrerà e a voi sembrerà corretto, a noi ci saremmo comportati in maniera diversa e continuerò a ripeterlo. Ripeto, abbiamo votato all'unanimità una proroga di due anni di un piano integrato di intervento in via San Giorgio, Lema Lezzeli, proroga di due anni, ok, con completamento anche delle opere da dare al comune, perché essendo stato fatto solo a metà non è stato dato tutto. E lì c'è, perché voi avete fatto anche l'interpellanza, c'è un cantiere che è fermo. Noi abbiamo un cantiere che non è fermo, perché stanno andando avanti per completare i lavori. Non sono stati fatti velocissimamente nell'ultima parte, ok, lo sappiamo anche noi, è stata una nostra preoccupazione, ma non sono fermi e non si fermeranno, questa è la cosa importante, non si fermeranno, perché ora hanno tutto quello che serve e andranno avanti. Igor, volevi fare una dichiarazione di voto, no? Sì, Rita, due parole, De Martino. Allora, uno, forse sui modi e sui termini che sono stati usati, ho sentito cameratismo politico, ma noi non adottiamo cameratismo politico, ci troviamo d'accordo quasi sempre in Consiglio Comunale perché ne parliamo prima, quindi ovviamente discutendone emergono i problemi prima di arrivare in Consiglio Comunale e quindi spesso le votazioni da parte nostra sono unanime. Fare attenzione, penso che tutti siamo consapevoli di quello che siamo qua a fare, quindi facciamo attenzione. Io parlo anche, dato che sono stato citato prima, penso che ti riferivi a me, Ezio, come tecnico e operatore del settore. Beh, sicuramente nessuno è contento di essere qua a discutere una proroga, una revisione degli accordi precedentemente presi o, come dici tu, la scadenza non è stata rispettata. Direi che trovo non adatto fare un braccio di ferro magari con un operatore che sta dando
qualcosa al Comune in un periodo in cui fare queste operazioni è difficile. E da operatore, anch'io e da tecnico, sì, mi vedo preoccupato, ma non eccessivamente, cioè non mi sembra l'apocalisse quella che stiamo discutendo. Purtroppo quando ci sono dei lavori sarebbe bello che tutto andasse come dovrebbe andare sulla carta, ma non è così. Abbiamo parlato dei ritardi nella fornitura di materiale, prima sentivo Igor che diceva chi fa un progetto dovrebbe sapere dove sono le infrastrutture, non è sempre così in realtà. Non è sempre così, Igor, non è vero. Cioè non è lì e fra un metro dire che c'è, non c'è, mi sembra un po'. Invece no, ti dico che succede più volte di quanto pensi, quindi anche Svizzera. Anche Svizzera purtroppo succede. E soprattutto i rischi sono per il 90% a carico dell'operatore economico privato. Noi siamo tutelati, assolutamente, noi siamo tutelati da una fideiussione. Siamo qua a discutere una proroga di qualche mese, quindi non mi sembra che... Quindi non mi sembra, diciamo, che sia appunto l'apocalisse. Poi sui termini che avete usato non mi trovo molto d'accordo. Faremo attenzione a quello che voteremo e da consigliere e operatore e tecnico mi sento appunto di votare in maniera favorevole. Posso ribattere velocemente? Mi fa piacere la risposta, mi è piaciuta. Concordo, e nessuno ha detto che è un'apocalisse, perché ci mancherebbe altro. Sono ben altre le apocalissi, sono ben altre. Però quello che chiediamo, e qui colgo l'occasione per dirlo e per generalizzarlo, è rispetto delle idee. L'ho sentito dire da un illustre esponente di un partito che non mi piace, che non voterò mai, ma di una persona che stimo in quanto tale, l'ha detta stamattina. Io ho delle mie idee e le porterò sempre avanti e chiedo rispetto anche agli altri. Abbiamo delle idee nei confronti di questa operazione che non condividiamo nel modo d'agire, non è una catastrofe, però torno a ripetere, in particolare per quanto mi e ci riguarda, riteniamo che quell'immobilismo di un anno abbia portato soltanto ad un ritardo dannoso per l'interesse pubblico, in generale senza causare la morte di nessuno, la catastrofe di nessuno. Per questo anche noi le nostre idee le portiamo avanti. Poi rispetto benissimo quello che hai detto tu e lo sposo, mi è piaciuta la risposta. Però tengo a precisare, l'ho sentita stamattina, la ribadisco anch'io, abbiamo delle idee, le porteremo avanti e non perché qualcuno vuole insegnarci come gira il mondo, che testuali parole che ho sentito stamattina di Pierluigi Bersani, ha detto testuali parole, non perché qualcuno ci vuole insegnare come gira il mondo, che devo ereditarle come tarle e non più esprimere le mie idee. Le mie idee le dirò sempre, anche le nostre le diremo. Tutto lì. Ma su questo penso che siamo tutti d'accordo. Non è arrivato da noi il commento fate molta attenzione, quindi anche noi esprimiamo le nostre idee e non dico fate molta attenzione. Quindi... Mariella, mi spiace per l'ansia, ma ti dirò, non è stata una semplice esternazione la mia, è stato anche toglierci un sassolino, perché le stesse parole me le sono sentito dire io, non una volta sola quando ero in amministrazione, ma più di una volta. E ti reimmaginare da chi? Ti reimmaginare. I sottoscritti consiglieri Igor Castelli, Daniela Camarata, Lanfranco Bianchi e Ezio Bertani, in relazione in quanto in oggetto punto 6 all'ordine del giorno, premesso che con l'atto numero 39 del 2008 in data 11/9/2008 registrato a Como, a rogito del segretario comunale, sottoscriveva con la società Nuovo Spazio SRL convenzione per l'attuazione del programma integrato di intervento nell'ambito compreso tra via Roma e via Angelo Meri Roncoroni in comune di Oggiate Comasco. Interessate l'area S2 e l'ambito AU1 per la realizzazione di un intervento a destinazione commerciale, residenziale e terziaria con opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo oneri nonché cessione di standard qualitativo. Premesso che con atto numero 20/2011 in data 19/4/2011 veniva modificata la convenzione numero 38 del 2008 stipulata in data 11/9/2008
con atto numero 117 del 2012, a rogito del segretario comunale registrato in Como, è stata ulteriormente modificata la convenzione, stipulata in data 11/9/2008, che prevedeva la realizzazione di opere pubbliche. Ai sensi dell'articolo 12 della convenzione numero 39/08, veniva depositata garanzia fiduciaria di importo 6.362.000 euro relativa alla realizzazione dello standard qualitativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, edificio pubblico, pavimentazione arredo urbano della piazza antistante gli edifici, percorsi ciclopedonali, arredo urbano di nuovi tratti di viabilità pubblica, nonché nuovo tratto di collettore fognario interessante le vie di via Roma, San Giorgio, Milano fino a ambito AS4, con costruzione di vasca raccolta acqua reflue. In attuazione degli interventi di cui il programma interrato veniva rilasciato permesso di costruire numero 133 del 2009. In data 03/02/2011 veniva rilasciato permesso di costruire numero 136 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, 15 mesi dopo il rilascio del titolo abitativo all'edificazione dei fabbricati. In data 18/11/2010, dal protocollo del SUAP di Oggiate Comasco, concedeva proroga di 12 mesi dall'inizio dei lavori di costruzione degli edifici appartenenti al programma intervento di integrato di intervento e pertanto il 18/11/2011. In data 01/07/2013, da parte del soggetto attuatore è stato comunicato al Comune di Oggiate Comasco l'inizio dei lavori di collettore fognario, la cui ultimazione, secondo l'articolo 6,2 della convenzione, era previsto entro 12 mesi dalla data di inizio dei lavori e quindi entro il 01/07/2014. L'articolo 2,8 della medesima convenzione indicava per il completamento delle opere pubbliche di cui ambito A1 il termine di anni 5 dalla data di stipula della convenzione, pertanto entro l'11/9/2013 e comunque non oltre la data del 25 gennaio 2014. In data 30/7/2013 è stato effettuato il primo svincolo parziale della polizza fideiussoria ed un secondo svincolo parziale in data 15/7/2014, portando la riduzione dell'importo a garanzia a circa 3 milioni di euro. In data 02/01/2014 è stata comunicata da parte un nuovo spazio proposta di un anno per l'ultimazione degli edifici, di cui al permesso di costruire 133 rilasciato in data 05/10/2009, senza alcune considerazioni per la proroga già concessa in merito all'inizio dell'attività dei lavori. Secondo la relazione del 19/2/2005 a firma del geometra Ambrosoli, responsabile area urbanistica privata, lo svincolo fideiussorio è stato attuato, sentito il collaudatore in corso d'opera del collettore fognario e di conseguenza detto svincolo è stato arbitrariamente effettuato in assenza di un collaudo amministrativo parziale in corso d'opera del collettore stesso. Dopo il rilascio della dichiarazione di voto, siccome è complicata la vicenda, sì. Dopo il rilascio dell'agibilità parziale dei fabbricati, tra l'altro in palese contrasto con quanto prescritto dall'articolo 24, che recita il certificato di agibilità può essere richiesto anche per singolo edificio, singole porzioni della costruzione perché funzionalmente autonome qualora non siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relativo all'intervento edilizio. Con lettera del 16/8/2014 è stata comunicata l'intenzione parziale dei fabbricati sull'ambito, l'ultimazione parziale dei fabbricati insistenti sull'ambito A1, avvenuta in data 11/08/2004. Tutto ciò premesso, gli scriventi puntualizzano quanto segue. A chi? Ma stai facendo una dichiarazione di voto? È una dichiarazione di voto. Non sto facendo nessuna dichiarazione di voto. Gli scriventi, i consiglieri. L'efficacia temporale dei titoli edilizi, come noto, decorre dalla comunicazione di inizio lavori e termina con quella di comunicazione di fine lavori. L'eventuale protrazione della validità del titolo edilizio potrà essere accordata solo nel caso di presentazione della proroga prima della scadenza del titolo stesso. L'articolo 15 del DPR 380/01 recita che la realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrano tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata in inizio attività. In merito a quanto sopra dichiarato esprimiamo il nostro voto contrario. Sì. Ok, è assolutamente legittimo. A me rimane sempre il dubbio che questa posizione così puntuta
così inferisca che questa posizione, questa, diciamo, osservatorio, questo cannocchiale che è sempre puntato su quest'area, è dovuto all'interesse corretto del cittadino che ci tiene che venga finita una bella cosa, che vengano finite correttamente le cose, o è dovuto a qualche cosa d'altro? Non lo capisco, perché non capisco come mai l'attenzione è sempre puntata qua, cioè rispetto anche ad altre situazioni. Tu prima citavi i PL che sono in giro, perché purtroppo ne abbiamo ancora in giro diversi, no? Che non sono completati, eppure mi sembra che su questa cosa ci sia un accanimento particolare, no? Come se tutti i passaggi, tutte le cose che sono state fatte negli anni, soprattutto da quando siamo tornati qui come amministrazione in maggioranza, siano stati tutti scorretti, volutamente scorretti, magari per favorire qualcuno, non lo so, ecco, cioè, è una domanda che mi resta lì, ci devo pensare su. Era una dichiarazione di voto collettiva, no? Ok, va bene. Noi dobbiamo fare dichiarazione di voto? No. Allora, apro le votazioni, chi è favorevole? E ci sono 4 contrari perché l'hanno già dichiarato. Va bene. Allora, passiamo. Abbiamo finito l'ordine del giorno, vero? Passiamo alle interpellanze. Allora, visto che siamo sull'argomento, cominciamo da quelle sulla S2. Non so in che ordine le abbiamo messe, però così finiamo l'argomento a S2. No, aspetta che la cerchiamo. Abbiamo dunque questa interpellanza. Cominciamo questa dalla qui. Seconda, che è l'interpellanza presentata dai consiglieri Bertani, Cammarata e Castelli sull'uscita di via Roma dal parcheggio della nuova Piazza Italia. Prego, chi la legge? Leggo io. Prego. L'oggetto l'ha già letto lei, vado a leggere la interpellanza. I sottoscritti consiglieri comunali chiedono di installare, ove possibile, nuova segnaletica idonea a segnalare l'esistenza del marciapiede e del relativo dislivello in corrispondenza dell'uscita su via Roma dal parcheggio della nuova Piazza Italia, e ciò al fine di evitare in futuro spiacevoli incidenti, come già accaduto, che coinvolti i veicoli che, mettendosi sulla statale, hanno urtato su detto marciapiede. Ci domandiamo se l'altezza del marciapiede in tale punto rispetti le normative vigenti. Allora, rispondo io brevemente, anche perché ho verificato insieme con la polizia locale. Allora, c'è un marciapiede a raso che poi curva e si alza. Non esiste un regolamento che parli di altezza di marciapiedi, quindi non ci sono normative a questo proposito, e se voi ne conoscete qualcuna ditecela. Questa è un'altezza di marciapiede assolutamente regolare, anzi è alto 16 centimetri come il marciapiede dall'altro lato della strada, ed è un'altezza inferiore a tratti di marciapiede che ci sono per esempio sulla via San Gerardo, su viale Trieste, che sono molto più alti, perché rientra nella, come dire, nella discrezionalità non del sindaco, ma di chi si occupa di urbanistica, dei tecnici che concordano insieme con i progettisti, anche alzare i marciapiedi magari più del normale per non far costeggiare le auto. Non è questo il caso, perché è
normalissimo marciapiede. L'altro lato della strada, marciapiede con la stessa altezza. Sì, quello che chiediamo, adesso noi abbiamo capito che lei ha queste due domande, secondo me lei propende per la seconda, no, non scusate, è accusatoria. Ci domandiamo sì, no, se l'altezza del marciapiede... Io risposto. Sì, no, no, però l'intendimento dell'interpellanza è cerchiamo di studiare qualcosa che eviti quegli specifici incidenti che, al quale abbiamo assistito e che hanno penalizzato anche noi perché passando sulla statale si è stati in coda, no? Siccome qualche incidente c'è stato, ci chiediamo se è possibile studiare qualcosa per segnalare quella situazione lì. Non stiamo dicendo che regolare non è un'accusa, e cerchiamo di studiare una soluzione a questo fenomeno, perché ahimè so che chi dovrebbe guidare con la cautela del buon padre di famiglia non dovrebbe causarlo. Una macchina si è incastrata, ha bloccato la statale, ha lasciato bloccato anche noi. Ho capito Emilio, stiamo chiedendo quello, stiamo dicendo... Vabbè, è successo una volta che no, ne sono successe due o tre. Cerchiamo di capire se riusciamo a risolvere questa piccola problematica. Non è niente di catastrofico, signor Sindaco, non è niente di catastrofico. Ma non esiste un cartello che dica di segnalare il marciapiede... E il marciapiede è regolare. Ma magari anche cioè, voglio dire, non devi andare sul marciapiede. Magari anche colorandolo con delle assegnetiche, non lo so, però. Si è incastrata perché ha stretto la curva. E certo, perché... certo, lo so. Voglio dire, non so. Si incastra una volta, seconda volta non si incastra più. vabbè, ma dai. Vabbè, ma succedono incidenti in giro dappertutto. Cioè, pitturiamo tutti i marciapiedi perché uno. Ma no. Facciamo questa sera di vita. Ma appunto, cioè non ho capito. No, ma è perché ho detto l'attenzione particolare. Vabbè. Vabbè, dai. Quindi soddisfatti, cosa siete? Risposta puntuta. Ok. Passiamo alla successiva. Sempre, facciamo quella della S2. Sì. Vabbè. Allora, la successiva S2 è quella sulle opere pubbliche del comparto. Sì, è superata dal punto che ho detto prima, salvo nell'ultimo, salvo in un passaggio, perché la Lega. A te. O sono pronti per essere adottati in merito alla mancata ultimazione dei lavori pubblici previsti nella convenzione per la costruzione del comparto S2. Gli stabili intorno alla nuova piazza sono in parte già occupati da attività commerciali e servizi alla persona. Le opere di cui si chiede ragione sono di primaria importanza e funzionale al rilascio dell'abitabilità in seguito alla fine dei lavori. Chiedono inoltre di conoscere i motivi per cui non risulta accessibile il secondo piano interrato del parcheggio del medesimo comparto. Ecco. C'è solo questo, per la parte di sopra, per i primi due capoversi abbiamo già risposto, no? Secondo capoverso abbiamo già risposto. I motivi per cui non risulta accessibile il secondo piano sotterraneo dei parcheggi del medesimo comparto? Effettivamente risulta inaccessibile. Vorrei fare una battuta, anche a noi risulta inaccessibile. Non c'è? Perché ci deve essere un secondo piano del sotterraneo e parcheggio? Ma dove sbuca? Non c'è. No, chiedono di conoscere i motivi per cui non risulta accessibile il secondo piano sotterraneo del parcheggio del medesimo comparto. Non risulta accessibile semplicemente perché non esiste. Non c'è. Non c'è mai stato. Non ci sarà. La 4. Passiamo a quella dopo? No, la 5. Facciamo quella sempre sulla S2? Sì, facciamo tutto. C'è anche la 4.
Interpellanza sul cartello pubblicitario della nuova piazza. Il sottoscritto consigliere comunale, il sottoscritto sono io, alla luce delle dichiarazioni riportate recentemente da stampa locale, chiede di sapere se è vera la notizia che lo striscione appeso alla recinzione del cantiere del comparto S2 di fronte alla via Roma, che reclamizza la vendita di nuovi spazi negli edifici che si affacciano sulla nuova piazza, appartenga al comune e se così dovesse essere, sulla base di quale rapporto commerciale e convenzione il comune possa avere così agito. Potrei rispondere solo con un monosillabo, però mi viene da chiedere, ma lei pensa davvero che il cartello che pubblicizza le cose della Nuovo Spazio appartenga al Comune? No, però quando arrivo alla stampa, certo notizie. La stampa scrive... Ma no, io non... Lasciamo stare la stampa, quello che scrive. Io leggo sulla stampa, io devo chiedere. Va bene, allora io le rispondo no. Basta, è quello che volevo... Speravo che mi sentito lo dire. Ma però Ezio, mi scusi, ma cioè lei sente una voce di questo tipo o legge una roba di questo tipo, lei deve dire ma non può essere vero. Vado in ufficio, ma lei deve dire non può essere vero. E vado su in ufficio, ma lo chiede, le viene data la, lo chiede, cioè come può essere possibile una roba di questo tipo? Quindi la risposta è no. Certo, ci mancherebbe altro. Non vedo a quale titolo dovremmo impicciarci delle cose altrui. Cioè, non esiste. Ma voglio dire, ma non deve neanche pensare per l'anticamera del cervello una roba così. No, no, però lo dico proprio come... Cioè, torniamo al discorso di prima. Cioè, io non l'ho vista, la notizia, non lo so. Allora, cosa facciamo? La numero uno adesso. La numero uno, torniamo su. Cosa faccio? Ah, ok, finiamo l'urbanistica. Allora, interpellanza presentata dai consiglieri Bertani, Bianchi, Cammarata e Castelli e Bernasconi sul cantiere ex Ciceri di via San Giorgio. I sottoscritti consiglieri comunali presentarono a suo tempo un'interpellanza in occasione della notizia della restituzione di parte degli oneri all'impresa costruttrice degli immobili residenziali di via San Giorgio. Durante la discussione consigliare che ne seguì, l'assessore promise di contattare l'azienda prima di tale restituzione per concordare la sistemazione del cantiere. Considerato che la parte degli oneri in oggetto sono stati restituiti e che la situazione ad oggi del cantiere risulta la medesima, chiediamo con questa amministrazione comunale come intende procedere per sanare tale area. Sì, allora, avevamo chiesto di riordinare, io presumo che sia stato riordinato, non mi ricordo più com'era prima. Abbiamo fatto qualche foto per guardare com'è adesso. Considerato che è un cantiere e che, ne abbiamo parlato prima, no? È stata data la proroga, dovrebbero ultimare entro il 2018, giusto? Sì. La scadenza è fissata al 12 gennaio 2018. La società ha realizzato parte della scuola materna e a seguito del collaudo è stata svincolata la relativa quota parte di polizza fideiussoria, giusto per stare dietro a quello che diceva prima l'Igor. Cioè, è un cantiere, sinceramente c'è lì anche una rete di cantiere che è brutta perché è la rete arancio, che però è ordinata, non ha buchi, non è pendente, non ha niente di... Si potrebbe magari provare a chiedere di sostituire la rete con dei pannelli opachi, però... Non ci pare che sia una situazione così disdicevole. È un cantiere che deve andare avanti a lavorare. Non so se vogliamo chiedere qualcosa d'altro, però è sempre lì dentro è proprietà privata. Lì dentro è proprietà privata, per cui scusa, vi faccio vedere anche le foto. Laura,
No, quell'altra con tutte le cose allineate e impilate per bene. Quella con i no, quella... Con l'impalcatura. No, dove si vede la rete, la recinzione, questa. L'abbiamo presa? Questa. Qui ci sono i ponteggi che sono però stati messi assolutamente in ordine e allineati lungo la recinzione. Sinceramente non gli si può dire togliete i ponteggi. Prego. La prassi dell'interpellanza non prevede il mio intervento, però cerchiamo di capire se riusciamo a migliorare l'arredo urbano. Sappiamo che l'azienda che insisteva su questo cantiere ha delle problematiche anch'essa, non entriamo nel dettaglio delle proprie problematiche, ognuno ha le sue. Il dubbio che abbiamo noi, che ho io, che hanno parecchi cittadini, quindi che quel cantiere non prosegua in assoluto, non prosegua che in tempi lunghi, che non prosegua in assoluto. Quindi, come giustamente ha detto lei, quello è un cantiere, però sarebbe tale se fosse un cantiere, come diceva lei, in esercizio. È un cantiere che corre il rischio di rimanere lì parecchi anni. La domanda è, abbiamo pensato a cosa fare per evitare che rimanga lì per parecchi anni? E adesso, visto che ci sono, chiudo così poi non intervengo più. Alla luce del fatto che il piano integrato aveva altri obblighi, ricordo il parco che doveva essere completato, dove ci sono i pini secolari. Alla luce anche di questo fatto qui e del fatto che abbiamo restituito gli oneri di urbanizzazione, che l'impresa ha dichiarato di non voler proseguire, che l'impresa ha portato i libri in tribunale e non si sa quale avrà, che fine avrà l'impresa stessa dal punto di vista legale, quell'area cosa intendiamo fare? Lasciarla lì e considerarla come tale e farla diventare arredo urbano così com'è? O pensiamo di far qualcosa? Non lo so, è davvero un ragionamento che lancio. Questa è la preoccupazione che abbiamo. Però finché non andiamo a scadenza, noi non possiamo fare nulla. Abbiamo ancora una polizza fideiussoria che non è milionaria come quella della S2, ma è di 260.136 euro per il completamento delle opere di urbanizzazione, perché manca il parcheggio interno e manca la sistemazione dell'area verde. Nel caso non intervenissero più, si interverrà su questo, però oggi noi non possiamo perché abbiamo questa scadenza. Cioè, prendere contatto con il curatore fallimentare per far smontare la gru, far recintare con dei pannelli. Sapevamo che sono falliti. Vabbè, non lo sappiamo. Hanno portato i libri in tribunali, quindi c'è una procedura concorsuale in atto. Non sappiamo come va. Però noi non abbiamo comunicazioni ufficiali di queste cose qua. Prendiamo contatto con l'azienda, almeno la gru da smontare e, come diceva lei, una recinzione un po' più da cittadine, un po' più decorosa, cerchiamo di, non lo so, cercherei di portarla a casa. Non rimarrei nell'immobilismo di non far niente e aspettare che succeda qualcosa. No, ma tra l'altro io devo sapere che è fallita, cioè se io non ho le comunicazioni, se mi arrivasse la comunicazione che ci dice... No, l'azienda non... Qualcuno per l'azienda risponderà. Contatterei l'azienda per verificarla, smontare il gruppo quantomeno, che è pericoloso perché sa quanto sono pericoloso di tu. Non posso. Perché se è incurate, se di fatto hai un fallimento, il curatevole. Che dispone tutto, non l'impresa. E se è fallita l'impresa, le fallita, vedere speciale. Abbiamo portato noi abbiamo sottotitoli, ci chiederà il curatore fallimentare se è fallita, di sicuro arriverà la lettera. Di sicuro. No, a me risulta nuova la cosa, cioè io non ho idea che sia fallita perché non sto dietro i fallimenti, non lo so. Nessuno ci ha dato una comunicazione ufficiale, altrimenti l'avremmo saputo. Sinceramente sono anche l'imbarazzo a questo punto, ma non sono l'imbarazzo come sindaco, cioè sono l'imbarazzo a telefonare a una persona per dirle scusi, lei è fallito? Scusi, sì, però
Però, se, ma insomma la sostanza è questa. Però se c'è in atto una cosa di questo tipo, c'è una curatela, quindi non si può toccare niente e non lo può toccare nemmeno chi è fallito. Cioè chi è fallito non può toccare niente. Quindi chi smonta la gru se è fallito? Farò chiedere dagli uffici perché. Fai chiamare la Ambrosoli. No, beh, questo era chiaro, no? Proviamo a chiedere perché nel caso. Almeno sappiamo regolarci. Possiamo fare una lettera all'impresa se possono coprire quantomeno in maniera di nastrare meglio. No, si può fare una lettera all'impresa dicendo quando è che avete intenzione di riprendere i lavori? Punto di domanda. E la risposta conseguente ci dirà lo stato dell'arte. Possiamo far questo, facciamo questo, va bene? Facciamo questo. Ce n'è una sola? Sì, prego. È quella relativa, credo, al Bertani, Cammarata, Castelli, circa le riprese video delle sedute del Consiglio. Interpellanza sulle riprese video delle sedute del Consiglio Comunale. I sottoscritti consiglieri comunali chiedono al signor Sindaco di sapere perché le riprese video delle sedute del Consiglio Comunale non sono ancora disponibili per la visione indifferita dal sito web comunale. Ricordiamo che il sistema di ripresa delle sedute tramite webcam è stato annunciato ed avviato con la seduta del Consiglio Comunale del mese di novembre 2014 e che nel mese di dicembre successivo c'è stata un'ulteriore seduta. Nell'apposito spazio del sito del Comune risulta presente fino ad ora un solo video dichiarato di prova della durata di 12 minuti circa riguardanti le fasi iniziali della seduta del 15 dicembre 2014. Peraltro rileviamo la scarsa qualità video e ancor peggio qualità audio della prova pubblicata. Ci auguriamo che siano già stati improntati gli interventi correttivi necessari. E qualcuno lo vediamo, aggiungo io. Risponde l'assessore. Allora, effettivamente ci sono state una serie di problematiche che ci hanno portato a avere come unico risultato quella parte di filmato che è stato pubblicato poi per il 15 dicembre. In quella fase c'è stato un problema contingente, nel senso che la telecamera che era quella messa là sopra, che era una telecamera a via automatico e comunque controllata in remoto, ha avuto un problema, nel senso che si è bloccata dopo 15 minuti. Questa cosa è stata poi riverificata e risolta con un aggiornamento software e quindi da questo punto di vista saremmo stati a posto. In realtà, facendo poi la ripresa effettiva, si è verificato che se da un lato la parte video era comunque decentemente adeguata, quell'audio aveva tutta una serie di problemi. Per questo si è fatto una prima riverifica prevedere una diversa modalità di recupero dell'audio, posizionando un cavo diretto dal preamplificatore del sistema microfonico direttamente alla telecamera, ma anche questo poi non ci ha soddisfatto. Quindi la soluzione che da oggi in poi viene attuata è quella invece di una ripresa con un tipo di telecamera diversa, che ha un'apertura più ampia e che quindi può essere posizionata più vicino. Questa sera viene fatta direttamente con questa telecamera, ne abbiamo ordinato una, questa è in prestito, ne abbiamo ordinato una che dovrebbe arrivare a giorni in modo tale da avere effettivamente quella poi da attuare. La prima scelta purtroppo, che sembrava all'inizio quella più opportuna, con la possibilità di una registrazione senza la necessità di avere direttamente l'operatore, perché comunque aveva l'azionamento automatico, si è poi rivelata non essere la scelta adeguata, quindi abbiamo corretto in corsa e quindi da questa sera saranno poi disponibili effettivamente le riprese. Soddisfatto? Va bene. Va bene, abbiamo posso fare un appello ai membri della Commissione Bilancio? Non c'entra niente.
Visto che nel prossimo consiglio comunale nel prossimo consiglio comunale presenteremo il bilancio preventivo, quindi c'è la necessità di convocare ovviamente prima la commissione di bilancio, quindi vi chiedo di fermarvi un attimo così concordiamo una data nelle prossime settimane. Bene, grazie a tutti e buonanotte.